pestilenze, carestie, epidemie, guerre mondiali, ma non è sopravvissuta al Partito Democratico. C'era una squadra di calcio, c'era una squadra di basket, c'era un'università, una storia, un orgoglio, una tradizione. Ognuno ha dei difetti, per carità di Dio, chi è su questo palco è pieno di difetti, sono un padre di famiglia con un sacco di difetti, però sull'onestà non transito. E a Siena c'è gente che ha rubato miliardi di euro ai senesi, c'è gente che è stata in comune, in provincia, in regione, in Parlamento e ha derubato i senesi. Non può essere una città ricordata per i presunti suicidi di gente che si lanciava dalla finestra e rimaneva in un vicolo per ore e ore, con gente che passeggiava di qua e di là. Siena non merita questo. Certo, il sindaco non può fare tutto, non siamo qua a promettere miracoli se cambia il sindaco, però innanzitutto un sindaco onesto, nuovo e per bene, apre i cassetti del comune e comincia a far uscire tutti i raccomandati che hanno lavorato per gli enti pubblici e fa lavorare chi merita di lavorare, non gli amici degli amici, dei cugini, dei cognati, dei parenti, dei raccomandati. Questo è un sindaco che può fare. E un sindaco sostenuto dalla Lega può fare quello che fanno altri sindaci del centrodestra con la Lega in Toscana. Se ho una casa popolare, chi sceglie la Lega sceglie un'idea precisa. Finché ho solo una casa popolare, quella casa popolare a Siena dà un senese a un cittadino italiano. Non va che ha arrivato ieri mattina. Per qualcuno è razzismo, per me è buon senso. Per me è buon senso da madre e padre di famiglia. Quindi avete una delle città più belle del mondo. Un sindaco sostenuto dalla Lega farà di tutto finché campa per evitare che gli vengano rubate delle tradizioni che sono invidiate in tutto il mondo per normative o regolamenti particolari. Siena è anche il Paglio e giù le mani dal Paglio e viva il Paglio di Siena, viva i contrari, viva l'identità, viva le diversità, viva le tradizioni. Se qualcuno in un mondo normale, io non so cosa abbia detto i telegiornali stasera, e io vi confesso che li guardo sempre di meno i telegiornali, perché da giornalista mi fido sempre di meno dei miei colleghi giornalisti italiani. Ormai guardare il TG1 e il TG5 fai prima a guardare il Grande Fratello, e forse hai delle informazioni più attendibili al Grande Fratello. Ma mi pare normale che oggi un commissario europeo, guarda caso un tedesco, hanno sempre questa mania di grandezza i tedeschi, non hanno ancora digerito il 4-3 ai mondiali di qualche anno fa e ce la devono ancora far pagare per quel gol di Ribéry. Questo commissario tedesco, che come se fosse la cosa più normale del mondo, va a dire: cattivoni questi italiani, hanno votato male, ma adesso ci pensano lo spread e i mercati la prossima volta a farli votare bene. Vi rendete conto del livello di democrazia a cui siamo arrivati? Io dico con massimo rispetto che del governo tedesco si occupano i tedeschi, ma del governo italiano si occupano gli italiani senza che nessuno venga a Stato, senza che nessuno venga a dare lezioni o minacce, lezioni o minacce. Anche perché siamo ancora la seconda potenza industriale d'Europa. Abbiamo quello che non ha nessun altro paese europeo, un patrimonio di artigiani, di commercianti, di piccoli imprenditori che sono la forza di questo paese. Qualcuno dice che sono la debolezza perché bisogna fare le cose grandi, le grandi banche, le grandi aziende agricole, i grandi supermercati. Il problema delle cose grandi, delle grandi multinazionali, che se poi a New York o a Shanghai o a Berlino qualcuno schiaccia un bottone, dalla sera alla mattina perdono il posto di lavoro 500 persone.
senza che possa succedere niente. Io invece difendo l'identità del nostro paese che è fondata sul piccolo. Guarda caso quei piccoli che il PD ha dimenticato negli ultimi anni. Hanno fatto tutte le grandi leggi per le grandi aziende, finanziamenti per le grandi aziende, contributi per le grandi aziende, sconti per le grandi aziende. E al negoziato di Siena chi ci ha pensato? All'artigiano, quante partite IVA ci sono assieme in Italia che non sono partite IVA ma sono lavoratori dipendenti costretti a fingersi partita IVA senza avere i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, e o fai la partita IVA finta oppure non lavori, perché dietro la porta c'è la via di immigrati disposti a fare qualunque cosa per 3 euro all'ora. Io non voglio lasciare ai nostri figli un futuro precario e a tempo. Sabato ho portato la mia bimba ai gonfiabili a Milano e parlavo con dei papà che c'erano lì. Sabato pensavo ancora che saremmo riusciti a dare un governo a questo paese. Povero illuso. Avevamo lavorato per 3 settimane arrivando a fare un programma scritto, arrivando ad avere una squadra con ministri, viceministri, e siamo andati al Quirinale e ci hanno detto no, un nome non va bene, perché il nome di un economista non va bene, perché preoccupa i mercati e preoccupa qualche capitale europea. E noi abbiamo chiesto, ma qual è il difetto di questo economista? Purtroppo in passato osò dire qualcosa di critico nei confronti dell'Europa, dell'euro e dell'Unione Europea, perché mette al centro l'interesse degli italiani rispetto alle regole europee. E io lo ribadisco, che prima deve essere degli italiani rispetto alle regole europee. Io non vedo l'ora di rispettare le regole europee, se permettono il padre di crescita. Se la regola europea sulle banche distrugge le banche italiane, se la direttiva Bolkestein danneggia i commercianti italiani, se i regolamenti sull'immigrazione trasformano l'Italia in un campo profughi, io vado in Europa per riscriverle queste regole europee. Io sono stufo, pensate che nel prossimo bilancio l'Europa preveda di tagliare fondi agli agricoltori, ai pescatori e ai sindaci per dare più soldi a quelle realtà che accoglieranno altri immigrati. Io voglio fare esatto il contrario. Voglio togliere un po' di soldi a chi specula sull'immigrazione e voglio distribuirli agli italiani normali. Che si alzano la mattina a trattare la loro. Non è che stanno in albergo. E questa è la follia. Noi non stiamo ospitando in Italia i poveretti, donne e bambini che scappano dalla guerra. Voi quante donne e bambini che scappano dalla guerra vedete in giro per Siena? Io di solito vedo in giro ragazzi belli, robusti, tra i 20 e 30 anni, col cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis che non fanno un accidente dalla mattina alla sera. E noi paghiamo, e noi paghiamo. Non è normale. Visto che ci sono tante persone solidali a sinistra e visto che spesso e volentieri quelli che votano a sinistra hanno il portafoglio e il conto in banca mediamente molto più pieno rispetto ai razzisti che ci sono in questa piazza, che se li ospitassero tutti a casa loro, visto che sono così generosi, solidali, accoglienti, non posso. È troppo facile fare i generosi col portafoglio degli altri. E vedrete che se Siena domenica prossima cambia verso sarà una notizia che gira tutto il mondo. Io non so che governo nascerà, io so che ci hanno impedito di far nascere un governo che con tutti i limiti e tutti i difetti rappresentava 17 milioni di cittadini elettori italiani. Io avrei gradito essere al Ministero dell'Interno con tutti i difetti che posso avere per riportare un po' di sicurezza nelle strade di questo paese, ad esempio applicando una legge giusta sulla legittima difesa che garantisca il diritto alla legittima difesa per chi vuole stare tranquillo
a casa sua o nel suo negozio. Avevamo studiato anche, senza fare miracoli in una settimana, però come iniziare a scontare le sbagliate che ci siano in Italia, che è la legge Fornero, che sta rubando anni di vita, di lavoro, di pensioni e di sacrifici da tantissimi italiani. Era pronto, è pronto, un provvedimento serio per chiudere i litigi tra gli italiani ed Equitalia, perché spesso e volentieri Equitalia non va a beccare gli evasori totali che non pagano una lira per farsi la terza villa al mare. Spesso e volentieri Equitalia, con una cartella esattoriale di 10.000 euro, rovina la vita delle persone che chiedono solo di poter tornare a lavorare. E in un paese normale con queste persone tu non fai la guerra, ma discuti. Quale sarebbe? Però ci ha detto che il nostro governo avrebbe spaventato i mercati. Il nostro governo avrebbe fatto salire lo spread. Cazzo, due giorni che lo spread sta arrivando. Fate il fatto che ormai ci vogliono portare in casa, usando le televisioni, una visione della vita distorta, perché ormai ci vogliono portare a pensare che quando ci alziamo la mattina, prima ancora di chiedere al nostro figlio stai bene, dobbiamo andare ad accendere la tele guardando come lo spread. Prima bisogna preoccuparsi del fatto che lo spread sia sotto controllo, allora se lo spread è sotto controllo dobbiamo svegliare il nostro figlio, perché se lo spread invece è fuori controllo, può fare quello che vuole, chi se ne frega un disastro. L'economia italiana è sana. Sapete qual è il mio dubbio? Che gli italiani hanno uno dei risparmi privati più grandi al mondo, perché è un popolo di risparmiatori e di lavoratori che magari non si è fatto le vacanze per 3 anni per lasciare via in banca o sotto il cuscino quel qualcosina che, come mi diceva mia nonna, chissà mai che succede a me o ai nipoti. 4.000 miliardi di euro di risparmio di denaro dei cittadini italiani e altri 4.000 miliardi di euro di case acquistate e possedute dai cittadini italiani. Quindi in Italia non c'è il rischio default, il rischio di non pagare il debito. Noi potremmo ripagarlo 1, 2, 3 volte questo debito. Non vorrei che qualcuno stesse speculando, come è accaduto in passato, per arrivare a mettere le mani su quei risparmi in banca per tornare a tassare quelle case. E io questo non lo permetterò mai, perché quei soldi sono già stati tassati e quelle case sono già state tassate. È questo, quindi... Fate un applauso ai 4 spiegati che ci sono là. Fate bellezza. Ragazzi, non si sente abbastanza. Se vi dovete insultare, fatelo bene, Dio Padre, non fatelo sottovoce. Non ci sono più i compagni di una volta. Grande assegna. E chi ne ha fatto i centri sociali di una volta? 4 ragazzini figli di papà che non hanno un problema di andare a donare le mani perché si pensano a fare la mano. E quindi hanno tempo da prendere, da far prendere. Ragazzi, c'è il grande fratello dell'adulto stasera, tutti a casa, dai! È bello della democrazia. Va bene la critica, se è rispettosa, basta che non rompano le scatole agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine che fanno semplicemente il loro lavoro. Quindi urlate, criticate, saltellate, sterminate, portate rispetto alle forze dell'ordine. E quando avrò l'onore e la fortuna di andare al governo in questo paese, questa sarà una delle mie prime preoccupazioni, indosso una divisa ma rispettata, perché così accade in tutti i paesi civili del mondo. Anzi, vi dirò sottovoce che se fosse per me reintrodurrei anche il servizio militare e il servizio civile per la ragazza e la ragazza di questo paese.
per reimparare a convivere e rispettarsi l'un con l'altro. Però va bene, già non ci fanno fare un governo perché uno sta antipatico a Berlino, figurati se ci fanno fare tutte queste cose. Con calma, una dopo l'altra. Sono contento perché oggi c'è la casino a Roma e il ministro che va, il ministro che viene, mi ha detto qualche giornalista, ma tanto non andrai a Siena, quei problemi che ci sono a Roma, rimarrai a Roma. E io ho detto no, se do una parola, quella parola cerco di mantenerla, che mi lascio perché io a Roma me ne vado a Siena, perché c'è gente che mi aspetta. E c'è un sindaco che viene da diventare sindaco di questa città, fategli un applauso. È una squadra che merita di governare questa città. Poi io, in bocca al lupo, perché non so che bilancio erediterete, non so che debiti erediterete, però penso che valga la pena di mettersi in gioco per la propria comunità, soprattutto se una comunità come quella senese, orgogliosa, bella, litigiosa al punto giusto quando si tratta di difendere l'onore della propria contrada, ma è il bello dei campanili, è il bello di quelle differenze che a Bruxelles vorrebbero cancellare, per farci tutti uguali, avere le stesse cose, a mangiare le stesse cose e a guardare in televisione le stesse cose. Io sono entrato in Lega perché adoro le diversità, perché il buon Dio ci ha fatto diversi, non migliori o peggiori, e il buon Dio ci ha fatto uomini e donne, mamme e papà, non genitori uno o genitori due. E i bambini devono avere una mamma e un papà. E possono essere adottati se c'è una mamma e un papà. Ho questi livelli, pensate un po' voi. Nel 2018 siamo tutti antifascisti. Ragazzi, è finita la guerra, qualche annetto. E penso che i peggiori fascisti che ci siano in giro sono quelli che si dipingono antifascisti e poi pensano ai giocatori e ai carabinieri che spacciano le armi delle difese. Gli unici fascisti sono alcuni antifascisti oggi in giro per una giornata. L'altro non è vero, si inventano, ci hanno parlato per un mese del problema degli hacker russi, che c'erano gli hacker russi che rischiavano di invadere Siena e gli italiani votano sotto l'influenza degli hacker russi, e se ti rubano la bicicletta è stato un hacker russo, e se il Milan non va in Europa League c'entrano gli hacker russi e cercano di inventarsi la vita, è più semplice di come ce la fanno. Questo è il paese più bello del mondo dove vivere, se riusciremo a far pagare meno tasse, a far durare meno anni i processi e a riportare un po' di sicurezza, questo è il paese più bello del mondo. Non abbiamo niente da invidiare ai tedeschi, ai francesi, ai lussemburghesi. Ragazzi, certo, se fai impresa, c'hai un negozio o fai l'artigiano e paghi allo Stato il 70% del frutto del tuo lavoro, non è il paese più bello del mondo. Se per avere ragione in una causa civile ci metti 6 anni, 8 anni, io ho sentito una signora che aveva affittato la casa alle persone sbagliate, non erano senesi, non erano italiani, e se li è legati in casa per 3 anni senza che le pagassero un euro l'affitto e lei pagava pure le tasse sulla casa affittata senza che questi le pagassero l'affitto, e però cambiava il giudice, passava al fascicolo, rimandava di 6 mesi in 6 mesi. Io penso che anche nel tribunale occorra riportare il merito e la produttività, non procurare 10 anni in processo. E si sbaglia a fare anche se tosse la prova. Non ci metteremo 15 giorni a fare queste riforme in Italia, ma spero
vedremo il prima possibile. Ci hanno detto domenica scorsa che non potevamo cominciare e possono aspettare ancora un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi. Se voi non mollate, io non mollo e prima o poi al governo di questo paese ci andiamo e l'Italia la difendiamo per mano e la difendiamo alla comunità di essa. Mi piacerebbe farlo con un sindaco di Siena di centro-destra. Finalmente, dopo decenni. E questo vale per domani, sarò a Pisa, sarò a Massa, sarò a Sarzana, sarò a Imperia, non mi fermo nei prossimi giorni, sarò a Milano, poi sarò a Vicenza, a Treviso, poi domenica sarò a Catania, sarò a Ragusa, poi a Brindisi, poi nel Lazio, poi in Abruzzo e poi in Romagna. Io ci metto l'anima, mi perdonano i miei bambini che papà ormai lo vedono in televisione, pochissimo a casa, ma ci sto mettendo l'anima per loro, perché non voglio crescere in un paese occupato, precario, improvviso e schiavo di qualcuno che con un critico risuona le nostre vite. È questo che vi do il peggio, le nostre persone, e poi la storia la fate voi, non la facciamo noi sul palco. La storia la fate voi giù dal palco, quindi vi posso solo dire grazie perché essere usciti di casa in questo martedì sera dopo una giornata di lavoro è un grazie mio nei vostri confronti, perché è quello che mi dà forza per alzarmi presto e andare a letto tardi, sapere che abbiamo dato fiducia e speranza a milioni di italiani, e vi chiedo di tenere duro. E vi dico soprattutto in bocca al lupo, perché sarà una strada lunga, sarà una strada difficile, ma questa città ce la riprendiamo e questo paese ce lo riprendiamo. È la mia promessa, è la mia parola d'onore.